Ben ritrovati. Oggi torno con un video dedicato ai classici della letteratura. Oggi vi voglio parlare di un autore e di un suo romanzo in particolare, anche perché c'è stata una richiesta specifica da parte di un mio ascoltatore, di un mio iscritto, al quale mando anche un grosso bacio. Ciao Antonio. Oggi parlerò di Honoré de Balzac. E dal suo romanzo Eugénie Grandet o Eugenia Grandet, a volte in Italia è stato pubblicato col titolo originale, quindi col nome della protagonista Eugénie, oppure tradotto come Eugenia. Poco ce ne cale, il romanzo sempre quello è. Due parole su Honoré de Balzac, considerato il padre del verismo e del realismo della letteratura francese del XIX secolo. Nasce a Tours nel 1799 e muore a soli 51 anni in quel di Parigi. Una vita costellata da varie vicissitudini a livello economico, affettivo, una vita un po' incasinata lo porterà anche ad essere in fuga dai creditori, arrivando quindi in Italia, visitando anche Germania, Svizzera. Parlerà molto dell'Italia, di cui venne affascinato da luoghi, dalle persone, da tutto. Perché padre del verismo e del realismo? Perché a differenza di quanto fatto da Victor Hugo, che nei suoi romanzi condannava la società in toto, nel suo non considerare gli aspetti della vita delle persone meno abbienti, meno fortunate, e quindi criticava la borghesia, la nobiltà, i burocrati, tutte persone che pensavano unicamente al proprio agio, alla propria comodità, vivendo comunque in un ambiente dove esistevano realtà ben diverse dalle loro. Balzac fa invece un discorso molto più realista. Non fa condanne di società, fa condanne di vizi umani, di brutture del carattere umano. Ha una analisi profonda, ma anche un po' pedantesca, dei singoli personaggi dei suoi libri. Questo viene considerato da molti critici il suo limite, ossia la sua mania di descrivere anche nelle minuzie tutti questi personaggi rendono un po' sterili quelli che sono invece gli afflati poetici che troviamo in scusate, in Hugo. Hugo ha momenti di lirismo eccelsi. Vi avevo già citato il momento dell'incontro di Jean Valjean con Cosette. Ecco, nei romanzi di Balzac invece tutto questo manca. Manca perché c'è una quasi pedanteria nella descrizione delle cose, delle situazioni, che fanno diventare, non dico pesanti, ma quantomeno un po' noiosi certi passaggi dei suoi romanzi, che rimangono comunque estremamente interessanti, perché i suoi romanzi, che vennero poi raggruppati sotto il titolo La Comédie humaine, ossia La Commedia umana, portano la descrizione dei vari vizi degli esseri umani. Come esempio io vi porto il romanzo Eugénie Grandet. Eugénie Grandet è figlia di Monsieur Grandet, o meglio conosciuto in quel di Saumur, dove si svolge tutta la vicenda, come Papa Grandet. Papa Grandet è un anziano vignaiuolo che ha ereditato dal padre un'ingente fortuna e che è oculatamente investita, lo ha reso un uomo ricchissimo. È un uomo che è portato per gli affari, un uomo che per il denaro c'è proprio l'intuito. Gli si dà un franco, lui lo fa moltiplicare per 100. Questa sua bravura, però, in realtà nasconde una grettezza morale senza fine.
Infatti, malgrado sia di una ricchezza scandalosa e che con questa ricchezza potrebbe far vivere la sua famiglia nell'agio e nella comodità, ebbene lui è di un'avarizia disgustevole, disgustevole, ma esisterà, ma va, disgustante. Ebbene, lui ha solo una moglie, la figlia Eugenie, e una serva, Nanon. Ebbene, queste tre donne vivono sotto questa cappa opprimente che ha creato Monsieur Grandet. Vivono in una casa fredda, spoglia, priva di ogni benché minimo accenno alla dolcezza, al calore di un focolare domestico. È una casa scevra di ogni piccolo ornamento, è proprio lì, nuda e cruda, è il minimo essenziale, una casa tenuta sempre costantemente quasi fredda, perché Monsieur Grandet non vuole neanche spendere per riscaldarla. È sempre buia, sempre meschina, è una casa, ecco, di meschinità infinita. Ebbene, in tutto questo c'è Eugenie, la figlia, che viene assediata da due famiglie di Saumur, le famiglie De Grassin e Cruchot, entrambe mirando alla ricca eredità che porterebbe Eugenie, sono gli unici contatti, diciamo, mondani che frequentano Casa Grandet. In tutto questo, a un certo punto arriva Charles. Charles, che è un nipote di Monsieur Grandet, figlio di un fratello, arriva da Parigi e Monsieur Grandet capisce che è stato mandato dal fratello per chiedere del denaro, poiché l'azienda che suo fratello dirige sta andando a rotoli. Quindi per evitare il fallimento e il disonore, manda il figlio Charles a chiedere aiuto. Questo aiuto che arriverà troppo tardi, il padre di Charles, per non subire l'onta del fallimento, si suiciderà. Monsieur Grandet interverrà comunque, ma non per riabilitare la memoria del fratello, o meglio, con la scusa di riabilitare la memoria del fratello, lui interverrà finanziariamente in questa operazione di salvataggio perché ha già capito che ne trarrà anche qui grandi, grandi guadagni e benefici economici. Tra Eugénie e il cugino Charles inizia una specie di rapporto idilliaco che Eugénie, sempre chiusa in questa casa dove non ci sono affetti, dove non c'è niente di delicato, di femminile. Ebbene, Eugenie scambia questo sentimento, che in realtà è soltanto l'idea di libertà che viene portata da questo uomo, per amore, e quindi dà tutto il suo oro, perché Eugenie ha una piccola fortuna in monete d'oro. Lo dona al cugino Charles affinché lui possa andare come desidera nelle Indie, dove lui vorrebbe rifarsi una vita. Come pegno d'amore, Charles le lascia un piccolo cofanetto in cui è custodito il ritratto della madre. I due si lasciano, si giurano amore eterno e Charles promette ad Eugénie che quando si sarà rifatto una vita, quando avrà recuperato il denaro da restituirle e si sarà fatto una sua posizione, tornerà e la sposerà. Purtroppo però Monsieur Grandet viene a scoprire che Eugénie ha donato il suo oro al cugino e senza curarsi del fatto che abbia comunque una fanciulla che si sta aprendo alla vita, quindi ha dei sentimenti. Solo per rabbia, solo per rivalsa sull'idea malsana che dell'oro sia uscito da casa sua, la rinchiude in camera sua e la mantiene a pane d'acqua. Solo l'intercessione della madre
farà sì che questa prigionia coatta nella sua stessa casa liberi Eugenie da quella stanza. Vero è che Monsieur Grande compie questo gesto anche perché viene a sapere che Eugenie erediterà parte delle ricchezze di sua moglie, quindi della madre. E allora la blandisce, la fa sì uscire dalla stanza, ma con la promessa che un domani, ereditando il denaro della madre, lei gliene faccia dono, diciamo come risarcimento danni per l'oro che lei ha così stupidamente donato al cugino. Ebbene, la madre muore, Eugenie lascia la sua quota ereditaria al padre e continua a vivere questa vita oscura, fredda, senza sentimenti, senza affetti, in questa casa perennemente fredda, perennemente avvolta da un crepuscolo che non è solo il crepuscolo della luce, ti pareva, ma è un crepuscolo proprio dell'animo umano. Arriverà anche la fine per questo padre ricchissimo, avarissimo, cioè ricco solo di oro, ma estremamente misero di sentimenti. Ebbene, Eugenie diventa una ricchissima ereditiera, ma ricca fino all'inverosimile. Ma questo non le importa, non le cambia la vita. Come primo atto, Eugenie regala un'ingente somma di denaro alla serva Nanon, che finalmente può sposarsi e diventare una dama, una signora, e vivere gli anni che restano in maniera più serena, con un affetto e soprattutto riversando su Eugenie quel sentimento quasi materno che le ha sempre donato in tutta la sua vita. Nel mentre arriva anche a Eugenie una lettera del cugino Charles. In questa lettera lui le fa sapere che ha guadagnato il denaro che lei gli ha prestato, ma che purtroppo non potrà tener fede alla promessa fatta lei in passato. Infatti, le restituisce il denaro, ma le comunica che sposerà la figlia del duca d'Aubrion, che è caduta in disgrazia per problemi finanziari, e che lui sposerà non solo per riscattare da questo fallimento finanziario della sua famiglia, ma perché tramite lei potrà entrare attivamente a far parte della vita politica francese, cosa questa alla quale lui ha sempre ambito. Eugenie, con un gesto di estrema signorilità, lo considera libero da ogni promessa, anzi gli restituisce il cofanetto con il ritratto della madre e si rassegna a vivere sposandosi con Cruchot, un matrimonio che avviene però in un'età ormai tarda per Eugenie, che quindi non potrà avere figli. Condurrà la sua vita sempre a saumur, senza godere di nulla, non avrà la dolcezza di un matrimonio per amore, non avrà la gioia di una famiglia fatta di figli, rimarrà vedova anche di Choucroux, erediterà anche da lui, rimarrà una donna ricchissima, solissima, in un paesino di provincia, con i suoi fantasmi. Chi sono i fantasmi? Sono i fantasmi di una vita irrealizzata, sono i fantasmi di una serie di sogni infranti uno dopo l'altro, sogni, speranze, ambizioni frustrate da un padre che per tutta la vita ha venerato sempre e solo il dio denaro. Che dire,
Questo è un romanzo contro l'avarizia, un romanzo che dimostra come l'amore smodato, maniacale per l'oro, per le cose materiali, privino non soltanto chi ne ha affetto, ma anche coloro che sono a contatto con persone vittime di questo vizio, di quella che è una vita vera, fatta di sentimenti, fatta di gioie, di dolore, di dispiacere, ma anche di momenti di felicità. Viene tutto annullato, viene tutto permesso e giustificato in nome di un accumulo smodato e assurdo di ricchezze. Ricchezze che poi la dimostrazione è data dal romanzo, che è proprio Monsieur Grandet che ha quasi santificato la vita in nome del dio denaro, ecco, una volta morto, presto non si riporterà, ma lascerà dietro di sé, sì, una figlia ricchissima, ma una figlia a cui è stato tolto tutto, è stata tolta la gioia di vivere che cosa poi? L'unica vita che le era concesso di vivere, quindi è stata privata dell'occasione di essere sposa, madre, donna amata, donna magari ammirata, le è stato vietato di estrinsecare la sua femminilità in abiti, in sciocchezze, in cose anche frivole. Tutto questo le è stato negato e non saranno i soldi ereditati dal padre, dal marito, non la ripagheranno di un'esistenza passata relegata in un angolo della provincia francese, meschino, buio, come il buio che ha permeato l'anima di Papa Grande per tutta la durata della sua vita. Ecco, questo è un esempio dello stile, dei romanzi, di Balzac. In ogni storia, in ogni romanzo, compresi nella serie della Comédie Humaine, avremo dei personaggi che, afflitti da qualche vizio, da qualche sentimento esasperato, riusciranno con la loro condotta a rovinare non soltanto se stessi, ma anche le persone che entreranno in contatto con loro. Bello, Eugène Grandet è un bellissimo romanzo, che fa venire un po' di peso nell'anima, perché ci si ribella all'idea di questa donna che accetta supinamente tutto. Ma possiamo capirlo noi che nel nostro tempo non accetteremmo una cosa del genere. Bisogna entrare invece nell'ordine di idee del tempo e del luogo in cui la storia viene narrata. È impensabile, tranne diventare una reietta della società, andare contro le volontà e le decisioni di un padre, soprattutto di un padre come Monsieur Grandet. Ebbene, altri ne troveremo di personaggi di questo genere. Le Père Goriot, cioè Papà Goriot, troveremo altri personaggi in altri romanzi che arriveranno a farci capire come Balzac abbia utilizzato spesso la provincia francese per fare diventare in piccolo quello che succede in realtà anche nel grande. Non ha voluto perdere tempo nel ambientare le storie a Parigi, dispersiva. Lui che ama il particolare, lui che ama una descrizione fino all'esasperazione, preferisce collocare i suoi personaggi su una scena più limitata, un paesino, una cittadina, e dare così agio ai personaggi di esprimersi a tutto tondo, fino nelle pieghe più intime e nascoste. Balzac è un caposaldo della letteratura non solo francese, ma mondiale. Non si può disgiungere la conoscenza della letteratura senza incontrare scrittori come Hugo e Balzac per quanto concerne la storia della letteratura francese. Altri ce ne sono e altri ne verranno.
Però penso che il prossimo video sui classici verterà su un autore di altra nazionalità, che altrimenti sembra che io stia facendo storia della letteratura francese. Ebbene, con questo spero, nel mio piccolo piccolissimo, di aver un po' accontentato Antonio. Apro piccola parentesi e voglio ringraziare pubblicamente questa persona, Zeniatta Pignatta, che in realtà si chiama Caterina, che segue il mio canale, che mi ha mandato, guardate che bello questo bigliettino pieno di, si vedono, perline, strass, e mi ha mandato un suo magnifico prodotto, lei stessa li fa, guardate che meraviglia. È un sapone infeltrito, a parte che ha un profumo paradisiaco. Guardate, è tutto fatto, è una saponetta a forma di cuore che è stata infeltrita aggiungendo questa lana, appunto, che viene inserita ad ago nel sapone. Andate sul suo canale, io vi linko sotto il suo canale, seguitela perché fa delle cose estremamente interessanti. Io non sapevo nemmeno che esistesse il sapone infeltrito, e invece ho scoperto che, ad esempio, in America pare che sia l'ultima moda. Questo sapone infeltrito si usa normalmente come un sapone, cioè si bagna sotto l'acqua, si strofina. Il fatto che sia ricoperto da questa lana infeltrita fa sì che, passando la saponetta direttamente sul viso, è come se metteste tra il sapone e la vostra pelle uno strato di materia naturale, perché questa è lana naturale, che esercita un'azione di esfoliazione e di scrub naturale senza irritare la pelle, senza creare arrossamenti né impoverimenti del derma superficiale. Non vedo l'ora di provarlo. Ha un profumo che mi fa impazzire. In più mi ha anche messo un campioncino della sua crema corpo, che vi assicuro, ho provato prima, ha un profumo paradisiaco. Vi consiglio di andare a seguire il suo canale. Io colgo l'occasione di ringraziarti dal profondo del cuore, Caterina. Spero che verranno in tante a visitare il tuo canale, perché è molto, molto, molto interessante. Tra l'altro, è una persona estremamente, come si può dire? Dovrei usare un termine inglese, non lo voglio usare, quindi diciamo che ha mille interessi, ecco, perché multitasking veramente mi fa venire l'effetto bifidus. Al momento mi sfugge il termine. Poliedrica, ecco, è una persona poliedrica. Si occupa di cose naturali, si interessa di letteratura, si interessa di lavori, di creatività. Ecco, sono quelle persone che mi piacciono perché mi assomigliano un po', non riusciamo a stare ferme su un argomento. Voi vedete, io vi faccio i video letterari perché sono la mia vita, la mia passione, il mio lavoro, ma ho sempre lavori in corso d'opera, mi sto cimentando nel chiacchierino ad ago, quando riuscirò a produrre qualcosa ve ne farò partecipi. Insomma, la bellezza forse di noi donne, e anche la nostra forza, è quella di essere sempre aperte ad imparare qualcosa, fare nuove esperienze, metterci sempre in gioco. Con questo io concludo, perché altrimenti parto per la tangente, faccio un video di 2 ore, poi per caricarlo mi ci vogliono i mesi. Con questo rinnovo i miei saluti, un bacione, un arrivederci, a presto. Ma guardate che bella maglietta, tutta piena di lustrini. Sono appena tornata dal giro col cagnetto, pensavo di cuccare, non ho cuccato nessuno, non so più cosa fare per cuccare. Vabbè che abito in una via dove, ma chi cazzo vuoi cuccare? Un'anima in pena proprio. Va bene. A presto, ciao!